io voglio partire a questa cosa, voglio ripartire perché sarà leggermente arenata la cosa, come dice Banfi. Però Volta Banfi è una cosa molto bella che deve per forza partire, che ha le prerogative per essere una bella cosa, non è solo perché la megalomania di Banfi con la faccia sua sopra, come ha detto giustamente il nostro governatore Emiliano, che ha scritto una lettera stupenda che in qualche modo dopo vi leggerò per ringraziarmi che ho fatto questo spot, non so se l'avete visto, per le vaccinazioni, per dire vacciniamoci, non ci facciamo influenzare, che sta prendendo piede, sta andando bene, adesso lo vogliono con i sottotitoli in 5 lingue. Tutto questo perché io sono ambasciatore della Puglia nel mondo, quindi non potevo non far vedere i prodotti nostri, che conoscono già, per carità, però sottolineati con la faccia mia, la faccia di questo che dice Porca Putena, che è simpatico, del quale abbiamo visto i film, i nostri figli, le 3 generazioni, eccetera. Ovviamente non costando molto di più degli altri prodotti, perché con una piccola differenza che si parla di centesimi, quando andrà nel Gidione sarà preferito dai ragazzini, mamma comprami questo, cosa? Quindi Bontabaffi andrà, però Bontabaffi non ha potuto fare questo prodotto se non trovava delle aziende giuste, delle aziende già varate, delle aziende che sono già nel terreno del GDO, conoscono i meccanismi, quelli belli, quelli brutti, le forche caudine, le gioie, e conoscono l'estero. Ecco perché io sono venuto, nonostante la febbretta e la freddura, a questa cosa, perché Riccardo ci teneva con la sua azienda, io la volevo guardare, l'olio che io scherzosamente a lui ho detto è un Evo speciale, il tuo, che non è, a me non piace, né molto forte né molto dolce, è un medio Evo. E lui dice, cazzo, questo era un bel nome per marco, metterlo a un olio. Mettiamolo, etichettiamolo, Evio, Medioevo Lino, Medioevo Lino. Quindi i prodotti ci sono, adesso partirà alla grande sta cosa e l'abbiamo voluto far partire da qui perché c'è questa delegazione di stranieri che non solo assaggeranno i suoi prodotti ma cominceranno a stuzzicarsi dall'idea che Bontabaffi può essere una gamma di prodotti. Io so che c'è stata molta curiosità in America Latina, America del Nord, dove vivono gli italiani, Australia, Canada, mi conoscono tramite film che ho fatto, addirittura è venuto a Ginosa giorni fa grande regista Coppola e ha detto voglio conoscere questo Banfi e voglio vedere questi prodotti che fa per l'America. Quello ha detto non li fa ancora, ma li sta per fare.